Il risultato storico delle elezioni in Sudafrica, dove per la prima volta il partito che fu di Nelson Mandela non ha ottenuto la maggioranza assoluta. La vicenda della donna morta in Veneto precipitando dal cavalcavia sull'autostrada, secondo gli investigatori per mano del compagno da cui si stava separando. E l'arrivo di una sonda spaziale cinese sul lato oscuro della Luna, mai esplorato prima. È lunedì 3 giugno e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo, con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. For the people of South Africa and the world who are watching, this is indeed a joyous night for the human spirit. This is your victory too, your help and apartheid. You stood with us through the transition. Era l'8 maggio 1994 quando Nelson Mandela pronunciò il suo primo discorso da presidente appena eletto del Sudafrica, dopo aver passato 27 anni in prigione per le sue battaglie contro la segregazione razziale. Poco più di 30 anni dopo, domenica 2 giugno 2024, i risultati delle elezioni hanno certificato un'altra svolta epocale. Per la prima volta nella storia del Sudafrica democratico e libero, l'ANC, l'African National Congress, cioè proprio il partito di Nelson Mandela, non ha ottenuto la maggioranza assoluta. Dal 58% del 2019 è sceso al 40%. In Sudafrica si vota con il sistema proporzionale e questo significa che per la prima volta l'ANC non potrà governare da solo, ma dovrà provare a formare una coalizione. In realtà una volta era successo il primo governo, quello proprio guidato da Nelson Mandela dopo le prime elezioni del 94 e quindi la fine dell'apartheid, fu un governo di unità nazionale, però allora c'era la necessità di unire, no, i vari bianchi e neri, il partito degli Zulu e l'ANC, quindi fu quell'esperienza, un'esperienza che poi non fu più ripetuta. Michele Farina, della redazione Esteri, si occupa di Africa per il Corriere della Sera. È stato lui a spiegarmi perché la nascita di un governo di coalizione non sarà affatto semplice. Perché il secondo partito alle elezioni di giovedì è risultato essere l'Alleanza Democratica, quel 22%. È il partito storicamente visto in Sudafrica come il partito erede del partito dei bianchi, anche se poi non è più soltanto così, ha avuto due leader neri che hanno litigato tra di loro. Comunque è il partito del libero mercato, è il partito che si oppone a ogni politica di redistribuzione della terra, è contrario alla nuova legge sulla sanità che istituisce per la prima volta un servizio sanitario nazionale pubblico per tutti i cittadini, quindi allearsi con l'Alleanza Democratica non sarebbe semplice per l'African National Congress. E nemmeno lo sarà con gli altri due partiti in corsa. Il terzo è il partito di Jacob Zuma, Umkhonto Wesizwe, la lancia della nazione. Zuma è stato il presidente che dal 2009 al 2019 ha in gran parte distrutto o comunque appicconato il sistema politico sudafricano, è stato il decennio della grande corruzione. Zuma è stato scalzato nel 2019 proprio da Ramaphosa, che era il suo delfino allora, era il numero due, e c'è tra di loro un odio veramente importante. Quindi Zuma ha giurato di vendicarsi e quindi con il 15% la lancia della nazione non vuole assolutamente avere a che fare con Ramaphosa, che è ancora il presidente e è ancora di fatto quindi il candidato a diventare o a proseguire il percorso da presidente. Il quarto partito è il partito dei combattenti per la libertà economica, gli Economic Freedom Fighters di Julius Malema. È un partito populista che c'è da 12 anni, che si è sempre attestato intorno al 10% e anche quest'anno è andata così. Queste, secondo Michele Farina, sono le ragioni principali della sconfitta dell'ANC, comunque pronosticata dai sondaggi. La corruzione sicuramente, che è una caratteristica del sistema politico sudafricano, ormai teniamo conto che 30 anni di potere corromperebbero chiunque. La situazione catastrofica dei servizi pubblici in tante parti del paese, milioni di sudafricani oggi non hanno la corrente per 10-15 ore al giorno, così come Mandela studiava lumi di candela quando arrivò a Johannesburg.
Oggi milioni di persone non hanno l'elettricità per una serie di problemi creati o comunque che l'ANC non è riuscita a risolvere in questi decenni. L'acqua è un altro problema, ci sono milioni di persone che non hanno l'acqua corrente a casa, c'è un problema di case, di edilizia pubblica, popolare, c'è la disoccupazione che è veramente l'elemento, cioè il 32% il tasso complessivo di disoccupazione nel paese, il 45% per i giovani, cioè non c'è un paese al mondo che ha un tasso ufficiale di disoccupazione giovanile come il Sudafrica, che è comunque un paese giovane. Il 40% degli elettori sudafricani non ha compiuto 40 anni. Problemi enormi, quindi. Tra due settimane i 400 eletti del Parlamento si riuniranno per eleggere il nuovo presidente. L'ANC punta ancora su Ramaphosa, anche se alla guida di un governo di coalizione. I cittadini sudafricani però non sembrano troppo fiduciosi. C'è un paese un po' sfinito che aspetta delle risposte e il fatto che non ci sia un governo, che ci saranno delle contrattazioni che saranno in gran parte dietro le quinte, rende tutto questo, questa sensazione di incertezza. Quindi non c'è un sollievo per un cambio, no, salutare, un'alternanza, no, che si poteva anche prevedere come salutare. C'è al momento un grande punto di domanda: che governo ci sarà? Ci sarà veramente un governo che potrà migliorare le cose o finirà tutto in un gioco di poltrone di Dowdes che lascerà poi milioni di sudafricani sostanzialmente come sono ora, senza luce e magari senza acqua e sicuramente senza lavoro. Da alcuni giorni si parla di una notizia di cronaca che potrebbe essere uno dei femminicidi più terribili degli ultimi mesi. Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio, il corpo della 33enne Giada Zanola è precipitato da un cavalcavia di Vigonza, in provincia di Padova, alto 15 metri, finendo sulla carreggiata dell'autostrada A4, dove è stato travolto da un tir. Quello che nelle prime ore sembrava un suicidio è diventato presto qualcos'altro. Il compagno da cui Giada Zanola si stava separando, Andrea Favero, camionista 39enne e padre del loro bimbo di 3 anni, è accusato di omicidio volontario aggravato. Secondo la procura è stato lui a lanciarla dal cavalcavia. Alfio Sciacca, inviato del Corriere a Padova per seguire il caso, mi ha raccontato che cosa sappiamo di questa storia, a partire dalla fine. I primi e ancora parziali risultati dell'autopsia. Giada, quella notte, era ancora viva quando è stata lanciata dal cavalcavia. Non si sa ancora se era viva, ma priva di sensi. Sicuramente però per il medico legale era viva, questo lo ha stabilito in base all'ora del decesso. L'ipotesi della procura, ma stiamo parlando semplicemente di ipotesi, è che l'uomo possa avere stordito la compagna con delle droghe, con degli farmaci e poi l'avrebbe buttata giù perché una persona che è vigile probabilmente reagisce, si sottrae a questo tipo di morte particolarmente violenta, avrebbe sicuramente reagito Giada. Nelle prime ore dopo il ritrovamento del corpo, i poliziotti hanno interrogato Andrea Favero come persona informata dei fatti. All'inizio lui ha sostenuto che quella notte era a casa a dormire, ma la sua versione, piena di contraddizioni, ha costretto gli agenti a chiamare il pubblico ministero per modificare la sua posizione da persona informata dei fatti a principale sospettato. Di fronte a questa prima ricostruzione, io stavo dormendo, la polizia gli ha mostrato alcune immagini delle telecamere di sorveglianza che immortalano la macchina di Giada con la presenza di loro due sul cavalcavia. A quel punto lui non ha potuto più negare che alle 3:30 era sul cavalcavia. È andato letteralmente in tilt perché non ha saputo più che spiegazione dare rispetto a quella che non sapeva nulla di cosa fosse successo e invece il fatto che le immagini lo mostravano sul cavalcavia e ha tirato fuori questa storia che regge praticamente nulla del fatto che ha avuto un vuoto di memoria. A questo punto lui si blocca perché poi nel successivo interrogatorio in carcere si avvale della facoltà di non rispondere. La cosa che però stride in tutta questa vicenda è che anche ipotizzando che la povera Giada si sia lanciata da sola dalla cavalcavia, non si capisce perché alle 3:30 di notte il compagno ritorni a casa e si mette a dormire. Ed è questa la prima incongruenza, perché se avesse assistito ad un suicidio della compagna, quantomeno avrebbe dovuto chiamare i soccorsi. E questo è un elemento, come dire, indiziario forte nei suoi confronti.
Insomma, Favero era lì, dice di non ricordare, ma nessuno sembra davvero credere che l'ex compagna volesse uccidersi. Anzi, aveva per sé un nuovo progetto di vita. La vittima aveva più volte confessato a conoscenti, ad amiche, di temere molto per la propria vita. Aveva detto di temere che lui potesse ucciderla o che lui potesse drogarla. La relazione con Favero era sostanzialmente finita. Lei aveva delle simpatie per un'altra persona proprio della zona di Vigonza e addirittura 2 giorni dopo il decesso avrebbe dovuto cominciare una nuova attività lavorativa nel distributore di carburante che è gestito proprio dalla persona con la quale intratteneva questa relazione, per la quale voleva lasciare il suo compagno. Nella prima conclusione del pubblico ministero è emesso anche un altro particolare, che i due avevano già programmato le nozze per il prossimo settembre e Giada, proprio per via della nuova relazione che aveva avviato, aveva annullato le nozze di settembre. E questo potrebbe essere stato il movente, secondo la procura. La crisi che li aveva portati a vivere da separati in casa sembrava ormai irreparabile. Ma nemmeno alcuni familiari di Giada Zanola sembravano essersi accorti di quanto fosse diventata tesa la situazione tra i due. Giada non aveva denunciato né violenze né maltrattamenti e probabilmente aveva un po' tenuto nascosto questa crisi coniugale a parte della sua famiglia, ma sicuramente alcune delle amiche conoscevano questa crisi interna alla coppia e lo conosceva probabilmente anche la sorella di Giada. Quindi non tutti erano perfettamente a conoscenza dello stato della crisi interna alla coppia. Tant'è vero che gli stessi familiari di Giada, ancora oggi, ancora dopo la morte di Giada, continuano a dire che non sospettavano nulla e comunque non ritenevano Andrea talmente pericoloso da arrivare a compiere una cosa del genere, altrimenti, ci ha sostenuto la sorella Federica che abbiamo sentito qualche giorno fa, altrimenti avremmo immediatamente denunciato se ci fosse stato qualche rischio concreto. Al momento ad Andrea Favero non viene contestata la premeditazione, ma con l'ordinanza di custodia cautelare attesa per oggi si capirà di più degli elementi nelle mani degli investigatori e i risultati completi dell'autopsia diranno in quali condizioni Zanola sia arrivata su quel cavalcavia. Di sicuro, mi ha spiegato Alfio Sciacca, per adesso è chiara una cosa. Le immagini delle telecamere riprendono l'auto di Giada e poi c'è anche Favero sul ponte. La riprendono anche quando l'auto è vicino casa, quindi la polizia ha la certezza che i due fossero assieme, ma non c'è un'immagine che mostra il momento in cui Giada viene scaraventata dal ponte. Questo cosa vuol dire? Che al momento, in assenza di una confessione piena da parte dell'indagato, siamo di fronte a un possibile futuro processo a carattere squisitamente indiziario, cioè nel senso che non c'è una prova regina. Si, ciao, pa, ci, leo, u, si, san, ar, i, tiao, tiao. Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno, la sonda cinese Chang'e 6 è atterrata con successo sulla Luna. Una missione per la quale, come avete appena ascoltato, era partita il 3 maggio 2024 dal cosmodromo di Wenchang. Ed è una missione, mi ha raccontato Michela Rovelli della redazione di Login, il portale del Corriere dedicato all'innovazione, unica nella storia dell'esplorazione spaziale. Questa sonda era diretta sulla faccia nascosta della Luna, quindi sul lato che noi dalla Terra non siamo in grado di osservare. Questo rende tutto molto più complicato perché le comunicazioni con una sonda che viaggia in quest'area sono più complesse, ma la missione, almeno fino a questo punto, è riuscita con successo e adesso inizia un'altra parte ancora più delicata in realtà, perché dopo aver prelevato dei campioni dal suolo, questa sonda dovrà ritornare a Terra, quindi dovrà risollevarsi dal suolo lunare e rientrare in Cina e in particolare è previsto che atterrerà il 25 giugno in un sito nella Mongolia interna. L'importanza di questa missione consiste nel fatto che il luogo in cui Chang'e 6 si trova ha delle caratteristiche uniche.
Questa sonda in particolare ha raggiunto il bacino del polo sud Aitken, che si trova all'interno di un cratere chiamato Apollo. Questa è un'area molto interessante dal punto di vista scientifico. Si tratta di un immenso cratere in realtà, che è stato creato dalla collisione con un meteorite e ha un diametro di circa 2500 km. Siamo nei pressi del polo sud lunare. È molto importante dal punto di vista scientifico perché non abbiamo tantissime informazioni sul suolo e sui minerali presenti in questa zona, quindi questi campioni, se riuscissero a riportarli a terra, sarebbero i primi che potremmo avere da studiare e da analizzare. L'altro punto importante di questa zona è che si pensa ci siano dei depositi di ghiaccio e dunque dell'acqua. Questo è molto importante per i futuri insediamenti lunari che sia la Cina sia in realtà il mondo occidentale hanno intenzione di costruire nel prossimo decennio. L'obiettivo è recuperare circa 2 chili di campioni di suolo lunare. Sono state inserite all'interno della sonda 2 tipologie di strumentazioni. C'è una sorta di trapano che serve per arrivare al di sotto della superficie e poi c'è un braccio robotico che permette di recuperare questi campioni. Queste operazioni dovrebbero durare 2 giorni, al termine dei quali la sonda inizierà il viaggio di ritorno verso la Terra. Ci sarà un modulo di risalita che permetterà al rover di ridecollare e dopo 6 minuti questo modulo si incontrerà con un altro modulo orbitante. A questo punto i campioni verranno trasferiti in una capsula che è stata progettata apposta per poter riattraversare l'atmosfera terrestre e quindi tornare a Terra. Tra l'altro su questa sonda ci sono diversi strumenti scientifici forniti da altri paesi, dalla Francia, dalla Svezia, dal Pakistan, ma anche dall'Italia. In particolare l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Italiano ha fornito alla Cina un retroriflettore laser passivo che si chiama INRI, che è una strumentazione che è stata utilizzata per controllare il posizionamento della sonda. Il contributo di altri paesi non modifica comunque il dato più evidente del successo, almeno fino a questo punto, della missione di Chang'e 6, e cioè che la Cina continua a puntare molto sulla corsa allo spazio. Diciamo che in questo momento la corsa allo spazio si riassume in una corsa alla Luna. La Luna è il primo luogo dove si sta cercando di portare un insediamento permanente umano. In realtà questa corsa è ricominciata negli ultimi anni proprio grazie alle missioni Chang'e della Cina. Chang'e, tra l'altro in cinese, è la dea della Luna proprio. La prima missione è stata nel 2013, questa è la numero 6, ce ne saranno altre 2 e tutte queste missioni hanno l'obiettivo proprio di capire se ci sono risorse sul suolo lunare utili per poter pensare di creare un insediamento umano permanente. Lo stesso obiettivo ha la missione Artemis della NASA, a cui collabora anche l'Agenzia Spaziale Europea, dove si punta proprio entro il 2026 a creare un avamposto umano sul nostro satellite. Per oggi vi salutiamo qui, grazie a Michela Rovelli, Alfio Sciacca e Michele Farina e a voi per averci ascoltato e con Giorno per Giorno ci risentiamo domani. Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone, coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese, editing di Enrica Zoleo, montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.